Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi della collezione di Essence Autunno-Inverno 2018-2019. Tantissime cose sono già disponibili negli stand delle varie città e tantissime cose sono disponibili sui siti internet vari che vendono i prodotti Essence. A me è veramente piaciuta tantissimo questa collezione, veramente mi verrebbe voglia di comprare un sacco di cose di questi prodotti, perché li trovo veramente belli. Siccome sono tantissimi, però io ho pensato di scrivermeli sul quaderno, quindi scusate se ogni tanto andrò a vedere, a leggere sul quaderno, ma ricordarseli tutti era veramente impossibile, perché sono veramente tantissimi. E visto che sono tantissimi e io ho già parlato troppo, direi di cominciare subito perché questo video sarà lunghissimo, quindi mettetevi comodi. Cominciamo con i prodotti per gli occhi. Ci sono un sacco di palette, un sacco di ombretti, un sacco di matite, quindi veramente una bellissima collezione, come vi dicevo. Cominciamo con tre palette che sono dai colori nude, pastello e viola. Sono tre palette veramente particolari che sicuramente daranno luce e luminosità allo sguardo, perché con questi colori così tendenti al nude, al viola, comunque questa colorazione pastello, io la trovo veramente, veramente bellissima. Poi avremo a disposizione due mini palette veramente belle perché hanno gli ombretti pigmentati, quindi è veramente qualcosa di bellissimo. Sono resistenti, hanno dei finish diversi che vanno dal satinato al matte, lo shimmer, una ai colori vivaci e l'altra ai colori più delicati, però veramente mi sembrano entrambe bellissime. Poi andiamo avanti, c'è una palette glitter per un look vivace, intenso, molto affascinante proprio dall'effetto wow, che mi piace tantissimo perché dona 10 ombretti glitter con delle texture molto cremose e colori vibranti per un look super audace. Quindi questa qui io credo che sarà una di quelle cose che andrò a comprare. Mi piace veramente tantissimo l'idea di provare una palette come quella. Quindi sicuramente fra qualche video farò un haul e vi dirò ho comprato la palette glitterata. Ma andiamo avanti, avremo poi 6 ombretti singoli, quindi non una palette questa volta, avremo proprio gli ombretti separati, anche questi molto belli perché hanno un finish cromato con una texture che è una via di mezzo tra la polvere e la crema. Ci sono colori diversi, tutti molto particolari per valorizzare lo sguardo. Poi Essence ci propone degli eyeliner, però sono particolari perché hanno dei colori che diciamo sono un po' più originali rispetto al classico nero, marrone o blu, ma soprattutto un pennellino sottile per un'applicazione più precisa. Poi un'altra di quelle cose che voglio provare sono le matite che possono essere usate sia come eyeliner sia come kajal, quindi sia sopra la palpebra dell'occhio sia all'interno dell'occhio. E queste le voglio provare perché sono waterproof, sono cremose, sono veramente soffici da applicare, hanno una lunga tenuta e dei colori molto particolari. Poi avremo ben 4 mascara, tra cui uno waterproof, tutti studiati apposta per donare uno sguardo super audace, super intenso, con delle ciglia folte, ciglia lunghe, quindi veramente da provare. Poi avremo una palette tutta dedicata alle sopracciglia, ci saranno due polveri, un illuminante e una cera per fissare le sopracciglia. Sicuramente è una cosa molto utile per chi disegna le sopracciglia, per chi comunque si cura le sopracciglia. Nel mio caso, l'unica cosa che faccio è sfoltirle, però non le disegno e non uso la matita per sopracciglia perché sono pettinata in questo modo. E quindi diciamo che avrebbe assolutamente poco senso andare a disegnare le sopracciglia perché tanto poi non si vede nulla e quindi mi limito a tenerle curate, a tenerle in ordine, ma senza utilizzare matite o prodotti particolari. Quindi questo è un prodotto che io non proverò, però se lo provate fatemi sapere comunque com'è, come vi trovate, perché sono comunque io curiosa di sapere come sono i vari prodotti, anche se non li utilizzo tutti. Ma andiamo avanti, avremo poi delle ciglia finte senza colla, quindi sono un po' particolari perché si possono applicare con dei magneti. Io sinceramente non ho mai portato le ciglia finte, neanche quelle con la colla, quindi non so come siano, non so come mi potrei trovare, però queste qui con i magneti
devo dire che mi incuriosiscono, quindi non so se poi le utilizzerò, le proverò, però sono abbastanza curiosa. E l'ultimo prodotto dedicato agli occhi è un matitone illuminante per gli occhi. Darà sicuramente luminosità, intensità allo sguardo, apertura allo sguardo e va applicato praticamente sotto le sopracciglia, quindi nella parte alta, diciamo, dell'arcata sopraccigliare superiore. Anche questo mi incuriosisce, questo probabilmente lo proverò perché credo che davvero potrebbe dare molta, molta luminosità allo sguardo. Adesso passiamo a quei prodotti che si possono utilizzare sia per gli occhi sia per il viso. Quindi praticamente sono quei prodotti un po' jolly, come li chiamo io, che possono veramente venire incontro a tante esigenze. E qui abbiamo ben quattro prodotti. Uno è un marshmallow palette, veramente bellissima, mi attira tantissimo questa palette, deve essere stupenda. Ha sei ombretti dai colori intensi e poi due polveri viso satinate. Quindi questa, credo che la comprerò, sono sincera, voglio provarla. Poi ci sono ben quattro palette viso occhi con 8 ombretti e una polvere viso, tutte hanno dei colori favolosi, hanno uno stile unico, delle nuance sul rosa viola, blu argento, arancio, marrone, quindi veramente bellissime. Poi avremo delle polveri che vanno bene sia per il viso sia per gli occhi e sono in 4 nuance delicate. E l'ultimo prodotto sono degli stickers da applicare sul viso, sugli occhi, stile kawaii. A me questi invece non attirano per nulla, quindi sicuramente non li comprerò, però per chi ama dei look un po' particolari, un po' originali con queste cose, sicuramente sono un prodotto che verrà apprezzato. Adesso passiamo ai prodotti per il viso. Ci sarà un fondotinta waterproof in 9 tonalità, quindi hanno aumentato le tonalità dei fondotinta, perché se non ricordo male non erano 9, erano meno. Quindi adesso anch'io che ho la pelle molto chiara, probabilmente potrò provare uno di questi fondotinta e trovare la giusta tonalità, perché quelli che c'erano prima di Essence non mi convincevano tanto come tonalità, perché sulla mia pelle mi sembravano sempre troppo chiari o troppo scuri. Adesso ne abbiamo 9, quindi vediamo se riesco a trovare anch'io qualche cosa. Sicuramente questo è un bellissimo fondotinta perché ha un finish opaco con un effetto seconda pelle. Poi avremo dei correttori liquidi e qui ce ne sono di due tipi. Ci sono quelli che hanno un effetto camouflage più matte, che sono in 3 tonalità, e poi ci sono dei correttori particolari in 2 tonalità perché hanno la caratteristica di avere all'interno la vitamina B5 e la vitamina E. Inoltre hanno anche dei pigmenti luce riflettenti e questi correttori liquidi con la vitamina B5 e la vitamina E sono perfetti per la pelle secca. Poi avremo una cipria compatta, fissante, opacizzante. Le ciprie di Essence le ho sempre usate, mi sono sempre trovata benissimo, quindi se trovo la tonalità giusta voglio comprarla anche perché la sto finendo, quindi mi serve anche, quindi sicuramente è un acquisto che farò. Poi Essence propone un altro prodotto che mi attira tantissimo, che è il primer viso con argilla. Sono tre primer diversi con tre effetti diversi. Veramente questi mi attirano tantissimo, li vorrei provare. Hanno tutti la capacità, diciamo così, di andare a restringere i pori della pelle. Poi, a seconda del tipo di argilla contenuta in ognuno di questi primer, si otterrà un effetto diverso, perché c'è quello con argilla rosa che ha un effetto illuminante, c'è quello con argilla nera che ha un effetto opacizzante e poi c'è quello con argilla verde che va a minimizzare i rossori della pelle. Questi sono prodotti che veramente mi attirano tantissimo, in particolare mi piacerebbe provare quello con argilla nera, quindi con effetto opacizzante. Vediamo poi se lo andrò veramente a comprare, però se dovessi sceglierne uno dei tre sicuramente sceglierei quello. Poi avremo un primer viso in stick con effetto matte, quindi anche questo mi sembra molto pratico, soprattutto nell'applicazione. Poi avremo una palette illuminante per il viso, veramente molto bella. Sono tre polveri shimmer con riflessi colorati. Poi, restando in tema illuminanti, ci sono altri prodotti illuminanti che Essence propone. Innanzitutto c'è l'illuminante liquido luce riflettente in tre colori diversi. Poi c'è un illuminante che ha il packaging molto particolare, in un certo senso molto ironico, e sono due in uno perché c'è l'illuminante olografico più il bronzer. E
E poi c'è un illuminante bianco ghiaccio con effetto glassato. Io sarei curiosa di vedere che cosa significa sulla pelle effetto glassato, perché sinceramente non ho idea, non riesco proprio a immaginarlo questo tipo di effetto, perché se fosse veramente effetto glassato, secondo me sarebbe un effetto maschera, quindi probabilmente intendono qualcosa che abbia a che fare con dei riflessi bianco ghiaccio, non saprei, mi incuriosisce. Se per caso lo proverete o lo avete già comprato e quindi lo state provando, fatemi sapere com'è l'effetto. Passiamo adesso ai prodotti per le labbra. Sono anche qui tantissimi, quindi cerco di accelerare un pochino, se no davvero viene un video lunghissimo. Vi faccio vedere tutti i prodotti labbra. Comunque parto con i rossetti liquidi dal finish metallizzato effetto rimpolpante. Sono 5 tonalità che vanno dal rosa al rosso vino. Poi avremo un balsamo labbra colorato con olio di argan, di jojoba, vitamina E e burro di karité in due tonalità. Poi avremo dei rossetti matte opachi, cremosi, in 12 tonalità. E poi dei rossetti idratanti per labbra secche in 6 tonalità diverse. Poi avremo un correttore per le labbra con aloe vera per correggere gli errori dopo aver applicato il rossetto. Poi avremo dei rossetti liquidi con il finish matte effetto vellutato, coprenti però leggeri in 10 tonalità. Poi avremo un lucida labbra con funzione top coat. Questo è un prodotto particolare perché applicato sul rossetto liquido matte andrà a donare un effetto glitterato e questo lo possiamo trovare in 5 tonalità. Avremo poi dei rossetti iridescenti in 3 tonalità. Poi avremo dei topper per labbra veramente super glitterati in 3 tonalità, non sbavano, possono essere usati da soli oppure sopra il rossetto. E infine un gloss con effetto rimpolpante, quindi anche questi prodotti labbra mi sembrano veramente bellissimi. Passiamo adesso ai prodotti per le unghie, anche questi mi attirano tantissimo, sapete che io ho tantissimi smalti, li uso, li cambio, comunque diciamo che nulla va mai sprecato perché tutte le cose che compro io poi le utilizzo, però ne ho già tantissimi, quindi ho pensato no, basta, quest'anno io non compro assolutamente smalti. Poi quando ho visto questi ho detto no, allora devo provare qualcosa, ma andiamo a vedere cosa ci sarà. Ci saranno dei pigmenti ad effetto cromato in 6 tonalità, poi un top coat per pigmenti che può essere utilizzato anche per lo smalto normale. Avremo poi un trattamento per unghie molto interessante perché sono tre prodotti diversi che vanno usati insieme e hanno un profumo fruttato. Il primo ha il peeling allo zucchero, quindi serve per rimuovere le cellule morte. Poi l'altro prodotto è una maschera gel all'albicocca che va ad ammorbidire, idratare e proteggere le unghie. E poi c'è una crema al mirtillo che idrata le unghie. Ditemi voi se questi non sono prodotti da provare, sono veramente interessanti. Quindi sicuramente quando arriverò sul sito o davanti allo stand, poi alla fine cadrò in tentazione, lo so, dipende anche dal prezzo in realtà, però sono veramente prodotti che davvero mi piacciono quasi tutti. Poi avremo un asciugasmalto, questo Essence lo propone da tanto tempo in realtà, però è molto pratico soprattutto per chi non ha tempo e non è altro che un top coat che va ad accelerare l'asciugatura dello smalto. Poi ci saranno gli smalti peel off. Io sono curiosissima di provare questi smalti. Avremo 6 tonalità diverse e saranno smalti glitterati. Io veramente voglio provarli perché lo smalto glitter lo uso pochissimo perché poi rimuoverlo è veramente un'impresa. Però con l'effetto peel off diciamo che potrebbe essere di nuovo utilizzabile questo tipo di smalto. Avremo degli smalti olografici glitterati che avranno il potere di fare un effetto diverso a seconda della luce, quindi cangianti a seconda del tipo di luce. Un top coat olografico dall'effetto neve-ghiaccio. Un gel per la rimozione delle cuticole che permette di rimuoverle in 15 secondi, quindi anche questo può essere utile. Poi avremo degli stickers per unghie, delle limette con un packaging particolare e delle unghie finte, quindi anche a livello di accessori ci sono delle cose molto carine. E poi, restando in tema accessori, ci sono dei pennelli. I pennelli di Essence secondo me sono molto validi, quindi avremo una serie di pennelli.
Avremo poi dei patch per gli occhi che servono a rilassare e a rinfrescare, ma che hanno un packaging particolare perché ricordano un panda. Poi avremo la classica spugnetta in silicone per il fondotinta, l'applicatore per le ciglia finte e una splendida pochette in cui andare ad inserire tutti i nostri acquisti. Questi sono tutti i prodotti della collezione Essence Autunno-Inverno 2018-2019. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vi attira, se c'è qualcosa che volete assolutamente provare, se come me avevate deciso di non comprare più niente, poi invece avete visto la collezione e avete deciso che vi comprerete quasi tutto, quindi insomma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa collezione. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.